Buongiorno a tutti e benvenuti a questo video. Oggi ci vuole un altro incredibile, bellissimo videogioco. Talmente bello che la prima volta che l'ho scaricato non ce l'ho assolutamente fatta a fare un cacchio di niente. La seconda volta invece sono riuscito ad entrare nel menu, ma non mi ha trovato mai una partita. E proprio adesso ho appena scaricato un aggiornamento. Ma sti cacchi, me ne frega norco can. E quindi siamo qua, ritornati con questo. Ah, ma ce ne avevo ancora uno, mamma mia, quanti lanci di rifornimenti in questo incredibile gioco. Ho fatto un paio di partite negli scorsi giorni con lo sfucile. È bello questo. Questo bello. Questo bello. Negli scorsi giorni, perché di sì, col fucile a pompa, che ho fatto le grandi stragi. Detto questo, ragazzi, oggi episodio con doppio coso. Bravo che abbiamo trovato le cose eroiche che sono rimbombate per tutta la storia dell'umanità nelle mie orecchie, con doppio audio anche della televisione. Oggi sarà doppio episodio, gioco delle armi e tutti contro tutti, veterano. Dai, dammi qualcosa di bello, mamma mia. Epico! Guerriglia e ricerca, andiamo subito alla prima partita. Gioco delle armi, conta solo la Eccola là, superiorità di mi fuoco. sembra anche giusto di Forza, continuare eliminare i con nemici. il tradizionamento di me che entra in una partita già bella che è incominciata. Porca miseriaccia, questo qua sta a guardare se ci stanno e lumache. Sento passi, perché cosa molto importante che avere anche visto lutto dentro a Rainbow Six, che persone ostiare dentro te se tu non avere belle cuffie, se tu non avere cuffie per sentire bene i nemici, se tu non paio. Se questo qua poi mi arrivava ancora un attimino più vicino, che proprio mi ha sfregiato. A sto con nudo. Ci sarà qualcuno che qua dentro, no, che spawna, no. Mamma mia, che schifo le persone. Era da un po', devo ammetterlo. Era. Ah, ok, sta morto. Era un po' che non giocavo al signorino qua. Dato che ho fatto anche un'ultima giocata, avevo fatto. Perché non mi ha dato la kill là? Perché non mi ha dato la kill? Perché me l'hanno fottua. Mamma mia, stava proprio che ha morto quella. No! E la madò. Ma ho bengato tutto. Ho fatto partita, sono andato tutti contro tutti. Ne avevo mollato immediatamente. Soprattutto perché. Non tanto perché stavo per. Mamma mia. E ti fermassi? Ma più che altro per il semplice motivo che c'erano bouncing Betty dappertutto. Aiuto! C'erano davvero bouncing Betty dappertutto. Non era una cosa improponibile. Adesso quello lì, sai, magari. Come ho fatto a fare hitmarker? Ah, qua, ho fatto hitmarker al palo della luce. Temur. Mamma mia, quella pistola che mi fa headshot, ti sta bene. Ti sta bene, ti sta. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Dove sta? Sta morto. Ok, ce n'era uno dietro. Fuga, dobbiamo continuare a controllare una zona. Perché se si continua a controllare una zona, i nemici rispawnano sempre in quella zona qua. E si può fare, non è morto, non è morto, non. Dove cacchio sono? Aiuto. Ah, è ancora quello là. Devo raccapezzolarmi. Avangulo, va. No. Arrivederci. Mi saluti a sorreta. Via. No. Non mo con fucile di precisione, no. Proprio con quello, no. Ah! Da dove? Quelli che mi uccidono senza fucile di precisione. Che hanno tipo il coso strano, ecco. Il fuciliere.
a miseria questo, ma wallbangato tutto però, ovviamente io sfigato del merda che devo arrivare sempre a sta zona con i cacchio di fucile a precisione, che se non l'avete capito un sobono, un sobono, soprattutto anche se faccio hitmarker, che li avevo pienamente presi. Ciccia fuori la testolina, ciccia fuori la testolina, ma te fatica a ragazzi tua, no? Fateli, che scampi cent'anni, scampi. Mamma mia, madò, dove salterà fuori? E giustamente io l'unico colpo che faccio quando becco qualcuno è l'hitmarker. Grazie mille, molto gentile, molto gentile. Adesso ragazzi riproveremo, perché comunque la partita era già bella qui cominciata, poi andiamo a fare tutti contro tutti veterano, dove speriamo il mondo intero che esca. Point Duoc, gioco delle armi, conta solo la superiorità di fuoco. Se vi ricordate, su Mbari era, non era il gioco delle armi, su Mbari era tutti contro tutti, che c'era quello che si metteva a camperare lì. Ed eccoci qua col secondo tentativo ufficiale, perché quello là comunque la partita era già incominciata, quindi non mi sembra manco giusto. Io me do, sto andando, arrivederci, grazie, me ne sciacco subito le balle. Diciamo un qualcosina, proprio due secondi, un commentino su Black Ops 4, non male, anche se è ancora fin troppo futuristico per i miei cacchio di gusti. Mi sarebbe tanto piaciuto una roba in stile Black Ops 2, che non era proprio sto cacchio di futuristico, e comunque i cazzo dei rampini non ci stavano lì. Bello quello fermo, non ci stavano. Comunque non sembra male, bisogna vedere, ovviamente siamo tutti capaci di dire mamma mia quanto fa schifo, mamma mia quanto è bello, ma se il gioco non l'abbiamo ancora provato è un po' difficile. Mamma mia la smitragliata smirante che ho tirato, è un po' difficile dire se un gioco vale o meno. Detto questo, sono molto propenso anche a prenotarlo per il semplice fatto che ci darà l'accesso alla beta privata o quel cacchio che è. Detto questo, poi Battlefield 5, oh la madò, Battlefield 5, ma boh, non lo so, si è un po' perplessi, non tanto per il fattore che sta incalzando queste ore delle duone, perché certe duone hanno combattuto anche loro. Aio, do cacchio è andato. Perché certe donne anche loro essere state dentro alla guerra. Certo, non propriamente dritte sul fronte, però ovviamente siamo anche in un contesto storico, ovvero quello di oggi, dove c'è tantissimo grado di personalizzazione, quindi mi sembra anche giusto che ci siano anche loro. Quella che mi fa storcere un po' il naso, come ha fatto storcere il naso anche a altre persone, è il fatto che c'era questa super mega hyper power donna che mi andava in giro. E basta con sto hitmarker però! E che cazzo, che andava in giro come una protesi, manco fosse un cazzo determinato che doveva andare in giro a uccidere a qualcheduno della famiglia che doveva uccidere. Quindi per me l'unico punto è stato quello, un po' tra parentesi, a sfavore, mamma mia, un po' a sfavore. Del resto ovviamente poi il gioco bisogna provarlo anch'ello, perché metti che poi, mamma mia, che botta, metti che poi il gioco è divertente, che cosa fai se il gioco è divertente, eh? Non lo giochi perché dici gnegnegne, perché c'è questo, perché non c'è quello, e non lo so, l'importante è che i giochi divertano. Dopo, fuffa del genere,
lasciamola a chi di dovere. L'unica cosa, bisogna vedere se abbiano apportato modifiche un po' sostanziali nel gameplay per avvicinarsi un po' alla porca miseria di quello lì, no? Cribio, sto cazzo del fucile a canna e mozza che non prende manco, mamma mia. Se mi davano l'altro l'avevo già segato. Permesso. Avanziamo, ovviamente dove non c'è nessuno. Ma porco. Ma perché mi deve venire? Aspetta. Però muori. Fei. De. Le. Ai. Aspetta. Dov'è? No, perché? Io devo sempre beccare quelle con le pistole. Aiuto. Se sparo una mela la becco. Ah, ma non è un fucile propriamente di precisione. Ma fammi fare qua, no? Cristiano Ronaldo. Ui. Vabbè. No, anche perché lì... sbaglio col mirino, perché sembra che ci sia il mirino da precisione fucile, invece non è tanto un fucile da precisione. Ma quando una cazzo di mitraglia che non uccide... C'ho 82 colpi qua dentro. No. Ma è un fucile a precisione. Affanbagno. Dai, uno che mi viene da sotto. Su. Su. Qualcheduno. Perché non ci ho. Madonna mia, come l'ho beccato quello là. Aspetta. Ma che t'ho visto? Bastardo. Colubicone! E mi ha fatto tornare... Boma le balle! Tiè! Mamma mia che action! Back in game! Back in game! Madonna mia! Via, via! Fuga, fuga! Che quelli là mi si vogliono fare, fuga, fuga, andiamo sotto. Mamma mia che sono arrivato, quanto non sono arrivato. Grande kill, qua ci siamo beccati a stella di bronzo, ma vaffanculo, eh. Non è giusto che io ho fatto la mega super killa streak e non me la danno. Tutti contro tutti. Quindi niente, tirando le somme, Black Ops 4 ha 30 miliardi di gadget e non sembra malaccio, e Battlefield ha robe strane che hanno inserito quelli del videogioco, ma non che possiamo fare noi, perché anche questo, in questi giorni, molti hanno detto vogliamo cose accurate, però dopo tutti uno ha giustamente mostrato uno che si lancia col paracadute da un jet, se mi va in Battlefield 4 nel 3 era famosa quella scena, ammazza uno con fucile a precisione e dopo rientra col paracadute nel proprio coso, ecco, non mi sembra proprio una roba proprio accurata, morcacci pappa, no, da dietro, perché, allora qua attenzione, Egypt me la son fatta giusto l'altro giorno, quindi, e tra l'altro guardate un po', se trovo il tastino, sbam, perché mo è diventato un perk, cioè deve essere inserito nel coso, non va, non è più, e vaffanculo. Me fate fa un passo? Velivolo spia nemico avvistato. L'ho anche visto il velivolo spia, l'ho pure visto. Le bouncing Betty che proprio saltano manco, non lo so. Speriamo di non morire come stronzi un'altra volta, che cambio subito arma. Anche se non è colpa dell'arma. Sbao. Ma del fatto che un trovo persone. Ah, fanculo. Devo ricordare anche che ho le bomb e le Sturdent che possono fare il loro. Mentre poi c'è. No! Non mi è partito grilletto. Mentre poi in sti giorni. Ho fatto una partitella di qua, una partitella di qua. Quanti cacchio de... Quanti cacchio di camper che ho trovato in giro proprio. Proprio appena comprato. È questo che fa prefire. Giustamente.
che ho trovato in giro proprio gente riprovevole, proprio da disprezzare. Velivolo spia nemico avvicinato. Dicevo, gente, è la bomba che esplode? Gente riprovevole. Dicevo, gente riprovevole che non si fa schifo. Ma neanche un po'. Bomba ad cazzum, che sono sempre le migliori. Che cacchio. Cioè, ammetto che comunque le Bouncing Betty, ma almeno usatele in Team Deathmatch, usateli in dominio, ma non in tutti contro tutti, proprio da gente schifosa. Che cacchio. Stavo dicendo che stavo facendo sta partita, non ho fatto manco una kill, perché sono arrivato a un punto dove sono incredibilmente respawnato su una Bouncing Betty. Cioè, io sono nato sopra una Bouncing... Oh! Alla puttana! Andiamo sta qua, va là! Attamento nemico, al riparo! E dicevo, questo qua è qua in giro. Allora, mettiamoci qua sotto così non ci prende il pilota di caccia. Dicevo, c'è uno qua. E la puttana. Mi fate sparare un pochino anche a me, un po' di pum pum. Tanto sta cacchio di skin l'ho ritrovata così dentro la posta, dopo millenni che non guardavo più la posta, l'ho ritrovata perché ho fatto parte di un evento community che non c'è la verità, non è vero, non ho mai partecipato io a nessuno stragazzo da evento community. La bomba che non mi cade per terra, toh, ce n'è un'altra? No, peccato, ti è. Anche perché non capisco, si vede che c'è stato un aggiornamento che ha un po' smistato il tutto e non si sa perché, puttana miseria a me che gioco a tutti contro tutti veterano. E quindi non si capisce, io vado ancora là ragazzi e morirò per colpa di una Bouncing Betty, va bene, va bene. Non ci sono problemi. 3, 2, 1... Non bestemmio, guarda. Ma che oh! Mamma mia! Ti sta bene rifiuto dell'umanità! Che hai anche rotto le balle di continuare a stare qui! Che c'è sul tuo nome per caso, eh? C'è sul tuo nome? E non lo so io, eh! Si sa mai che c'è uno che si nasconde dietro... Guardalo, guardalo quello lì! Mamma mia, che schifezza! Che schifezza! No, ragazzi, vi dico subito. Mo vediamo come va questa qua, la situazione. Dopo abbandoneremo giustamente tutti contro tutti. Il semplice fatto che mica mi va de smadonna con una cosa. Ci butteremo ovviamente sul gioco delle armi. Poi ovviamente, mamma mia, via. Fuga, fuga. Aio! Quello là che si è mimetizzato con i geroglifici. Ci butteremo sul gioco delle armi quando mi va di portare sto coso, anche perché comunque vedo che anche ci sarà la seconda guerra mondiale eccetera eccetera. Ma no, mando cazzo è quello là. No, mo ci ritorno, che voglio vedere ando cazzo è quello là, perché capisco che siamo su veterano, ma se non lo vedo dov'è? Spia nemico avvistato. Mamma mia, no, è di qua. Mamma mia, che babba, che schifo di persona. Via, fuga. Allontaniamoci da questa merda. Che schifo.
Beh, tutti fermi con quel, mamma mia ragazzi, vediamo la prossima con un video meno XXL rispetto a questo perché non ci sarà più, tutti contro tutti, ma subito con, ma vaffanculo.